Benvenuti ad una nuova edizione di Golfo News. Ecco le principali notizie. Minturno, dimesso per un mal di schiena, muore per infarto. A Gaeta, la mensa scolastica da lunedì 7 ottobre, nuovi servizi. Sempre a Gaeta parte la raccolta differenziata dei rifiuti. Ecco il bando di gara. Formia, Marciano, differenziata a settembre, sfiorata quota 40%. A Formia, sulla tragedia di Lampedusa, il sindaco offre la sua disponibilità ad ospitare una decina di bambini sopravvissuti. Il 12 e 13 ottobre inizia la stagione del teatro d'attore del teatro Berlot Brecht, il Meta Formia Basketball, esordio domenica contro il Vigna Pia Roma. Partiamo come sempre dalla cronaca con un presunto caso di mala sanità. A Minturno è stato dimesso per un mal di schiena, muore poi di infarto. Era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale da uno svizzero di Formia con dei forti dolori al lato destro, in particolare al braccio e alla gamba. Al termine della visita di controllo, però, i sanitari lo hanno subito rispedito a casa. Diagnosi: una lombosciatalgia. Dopo nemmeno 24 ore, precisamente all'alba di venerdì, l'uomo 63enne di Minturno è stato trovato morto nel suo letto, a quanto pare stroncato da un infarto. La Procura della Repubblica di Latina, sotto richiesta dei familiari, ha aperto un'indagine per verificare quanto successo. La salma dell'uomo è stata trasferita presso l'obitorio del cimitero di Castagneto a Formia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Passiamo ora a Gaeta, dove lunedì 7 ottobre avrà inizio il nuovo servizio di mensa scolastica. Parte il 7 ottobre prossimo il servizio di refezione scolastica, con significative novità finalizzate ad utilizzare la ristorazione nelle scuole come strumento per promuovere la salute ed un corretto stile di vita. Saranno 470 i pasti forniti quotidianamente a Gaeta dalla ditta Epispa, aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento del servizio mensa nelle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il nuovo servizio mensa, dichiara il sindaco Cosmo Mitrano, si propone obiettivi mirati di educazione alimentare, garantendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino. Abbiamo sentito fortemente l'esigenza di dare adeguata risposta alle istanze della famiglia per un servizio di qualità, attento alle particolari esigenze nutrizionali dei bambini, in particolare di quelli affetti da allergie, intolleranze o problemi metabolici. Finalmente i genitori non saranno più obbligati a preparare i pasti speciali per i propri figli, come hanno fatto fino allo scorso anno. Precise regole e controlli da parte di esperti permetteranno di offrire ai nostri alunni un servizio di refezione scolastica migliore e sempre più efficiente. Difatti, per assicurare una maggiore qualità della refezione e mantenere l'adeguatezza nutrizionale ed educativa dei pasti, si è affidata la composizione quantitativa e qualitativa dei menù ad un esperto nutrizionista che lavorerà d'intesa con l'ASL. Gaeta, la raccolta differenziata dei rifiuti, parte il bando di gara. Pronto un nuovo bando di gara per l'affidamento della raccolta differenziata dei rifiuti. L'amministrazione comunale di Gaeta, guidata dal sindaco Cosmo Mitrano, si appresta a varare nei prossimi giorni la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'importante servizio di igiene urbana, da svolgersi secondo modalità decisamente nuove per il territorio cittadino. Sarà una piccola rivoluzione per Gaeta, afferma il sindaco Mitrano. Il nuovo bando per la raccolta dei rifiuti solidi urbani porterà con sé un cambiamento radicale e culturale nelle nostre abitudini. Presupporrà un impegno maggiore di una serie di attenzioni ad oggi sconosciute nella nostra quotidianità. Un piccolo sforzo che finalmente ci adeguerà al resto d'Italia e d'Europa. La raccolta differenziale dei rifiuti urbani presuppone infatti una volontà ed impegno da parte dei cittadini. A spiegare le novità introdotte dal bando al fine di realizzare un servizio di igiene urbana moderno, efficace ed efficiente è l'assessore alle politiche ambientali e di igiene urbana Alessandro Mona. La raccolta avverrà in modo funzionale alle caratteristiche di densità abitativa e geomorfologiche del territorio gaetano. Per tale ragione si svilupperà con due modalità e due tecnologie diverse di raccolta. Nell'ambito urbano i rifiuti saranno raccolti con sistema spinto di porta a porta e ad ogni utenza verranno consigliati kit per la raccolta. Tale modalità di raccolta in fase sperimentale si sta già attuando nella zona di Corso Italia, mentre nelle zone del territorio più lontane dal centro urbano e meno densamente abitate, la raccolta, sempre basata sulla differenziazione del rifiuto, sarà del tipo stradale attraverso il conferimento indirizzato presso contenitori stradali distribuiti razionalmente sul territorio.
sono previste successive riduzioni in bolletta per i cittadini che vorranno usufruire di questo servizio. Il bando di gara, che sarà pubblicato nella prossima settimana nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, prevede anche altri servizi essenziali per le città quali la manutenzione del verde e la pulizia delle spiagge, un sistema di raccolta organizzato dei rifiuti cimiteriali, la pulizia delle categole stradali. Infine, una particolare attenzione è data alla pulizia delle vie cittadine con l'utilizzo di macchine lavastrade, oltre alle spazzatrici e ad interventi mattutini mirati nelle zone della Movida. Previsti altresì servizi per la rimozione dei residui da gomma masticante e per l'eliminazione delle deiezioni animali sui percorsi principali di Gaeta. Passiamo ora a Formia, dove invece la differenziata a settembre sfiora quota 40%. In questo mese di raccolta differenziata abbiamo sfiorato il 40% dei recuperi. Il risultato fa di Formia il primo comune con più di 15.000 abitanti della provincia di Latina e uno dei primi 5 dell'intera regione. Ad annunciarlo è l'assessore alla sostenibilità Claudio Marciano. Ho volutamente ignorato gli attacchi di cui sono stato bersaglio, dice, e questo perché aspettavo i dati della raccolta. Dati che, ovviamente, sconfessano tanto le critiche quanto chi li ha poste, in modo così strumentale. Il sistema funziona ed anzi sarà implementato ulteriormente. Il 28 ottobre estenderemo il porta a porta a Penitro e a Santa Croce. A inizio settimana selezioneremo l'associazione che ci aiuterà nell'attività di informazione e sensibilizzazione e che provvederà a distribuire in loco il materiale comunicativo. La campagna inizierà il 14 ottobre e fino al 28 ci saranno incontri a cadenza quasi quotidiana. A Genova il porta a porta sarà esteso entro dicembre. L'obiettivo è di superare quota 60% nei primi mesi del 2014. Formia, la tragedia di Lampedusa. Il sindaco offre la disponibilità di Formia ad ospitare una decina di bambini sopravvissuti. Una messa per ricordare le vittime della tragedia di Lampedusa. La funzione si terrà domenica sera alle 18.30 presso la chiesa comunale di Santa Teresa. Il primo cittadino, Sandro Bartolomeo, ha scritto anche un telegramma al sindaco di Lampedusa, Giuseppina Maria Nicolini, per testimoniargli la solidarietà dell'intera città e dell'amministrazione comunale. Siamo attoniti per questa infinita tragedia che ci coinvolge tutti senza alcuna distinzione, è il commento del sindaco. L'amministrazione è in contatto con il comune di Lampedusa. Nel corso del colloquio telefonico con la collega isolana, Bartolomeo ha offerto la disponibilità di Formia ad ospitare una decina di bambini sopravvissuti al naufragio, soluzione particolarmente gradita al sindaco Nicolini, considerato il sovraffollamento del locale centro di accoglienza e la condizione dei minori, molti dei quali rimasti orfani a seguito della tragedia. Sempre a Formia, di Rocco, bene la mozione di Bartolomeo sui rifiuti tossici, ma esiste già un'indagine epidemiologica. Il sindaco Bartolomeo continua la sua lotta per conoscere l'effettiva portata e le eventuali conseguenze della presenza sul nostro territorio della centrale nucleare di rifiuti tossici. Attività lodevole, dice di Rocco, come la premessa che su questa vicenda non possono esistere colori politici ma solo unità di intenti ed è proprio per questo che ci lascia perplessi la sua decisione di rimandare al prossimo consiglio comunale la nostra mozione per la formazione di una commissione consiliare specifica. Annuncia invece che come amministrazione realizzeremo un'indagine epidemiologica nonostante ne esista una risalente al febbraio 2011, fortemente voluta dall'onorevole Forte e Cirilli. Inoltre credo sia doverosa la presenza a questa discussione dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano che vivono direttamente questa realtà, conclude Di Rocco. Sempre a Formia, il 12 e il 13 ottobre inizia la stagione del teatro d'attore del teatro Bertolt Brecht. 15 anni fa nasceva senza sipario, nei 60 metri quadri del teatro, con i suoi 50 posti, prese vita la stagione del teatro d'attore. Non poteva che chiamarsi così per l'assenza materiale di una tenda che separasse i teatranti dal pubblico, per il contatto diretto tra le parti. Il 12 e il 13 ottobre, con la rima nazionale di Alessandro Benvenuti, in un comico fatto di sangue, si apre la 15ª edizione della stagione Senza Sipario, promossa dal teatro in collaborazione con l'IPAB della Santa Annunziata. Una nuova stagione di teatro d'autore con 9 titoli diversi, generi e protagonisti. Realtà teatrali provenienti da tutta Italia saliranno sul palco del teatro Remigio Paone per la stagione in abbonamento delle 7 rassegne
programmate dal collettivo Forniano per il 2013-2014. La stagione che sta per aprirsi è ricca di date significative. Il 2014 è l'anno dei 40 anni di attività del teatro, un traguardo importante e significativo che da solo racconta gli sforzi, i sacrifici e le speranze di tutti quanti sulla locomotiva Berlot Brecht hanno viaggiato, l'hanno guidata, l'hanno resa possibile su questo lungo percorso. Il 2013 è l'anno in cui la scuola di teatro compie i 20 anni di attività, anche questi anni straordinari ed importanti che hanno reso possibile la formazione di intere generazioni e la formazione di un nuovo pubblico. Rivolta essenzialmente ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento importante nel territorio regionale per quel che riguarda la didattica teatrale. Il teatro Berlot Brecht, nella sua scelta originaria di essere principalmente esperienza di gruppo e portatore di progettualità culturale nel territorio, in questi anni ha svolto un ruolo importante di apripista nelle varie manifestazioni dell'arte e in generale del teatro nel suo specifico. In questi anni, grazie al suo lavoro costante, è riuscito a realizzare una grande attenzione verso il teatro. Tante sono le compagnie che ora compongono il panorama associativo del territorio, tantissime le scuole pubbliche di ogni ordine e grado che realizzano progetti teatrali curriculari ed extracurriculari. Tanto pubblico circuita tra le diverse iniziative teatrali che Formia offre. Si spengono quindi le candeline, si moltiplicano i metri quadrati, si moltiplicano i posti, si cambia e si cresce, ma sempre senza sipario, il teatro che serve alla gente, la cultura che costa meno dell'ignoranza. Passiamo ora alla pagina sportiva, dove il Meta Formia Basketball si prepara all'esordio di domenica contro il Vigna Pia Roma. Si avvicina l'ora dell'esordio per il Meta Formia Basketball. Domenica pomeriggio al Pala Favoccia alle ore 18 inizia infatti per i ragazzi formiani l'avventura del massimo campionato regionale contro il Vigna Pia Roma. I romani presentano un roster ringiovanito e rinforzato contemporaneamente. La presenza di diversi giocatori under è contrapposta alla presenza di due top player come Tommaso Plateo e Marco Binetti, oltre che da Adriano Santoro e Stefano Gavassuti, buoni giocatori con esperienze passate nella Lega Nazionale di Serie B. Il Meta Formia Basketball, dal canto suo, si accosta a questa partita con la curiosità di chi è neofita della categoria, ma anche con la consapevolezza di chi ha requisiti per lavorare bene e dire la sua con personalità e identità. Arbitreranno i sociali Zaccari e Diamanti di Ferentino. Ricordiamo inoltre che la Meta Formia Basketball è parte di Telegolf e con tutte le partite in casa saranno trasmesse sulla nostra rete a partire da martedì 8 ottobre alle 21:20 dopo il nostro TG. Domani ci sarà l'esordio in campionato anche per il nuovo Basket Scout del presidente Roberto Nicola, che incontrerà tra le mura amiche del Pala Borelli la formazione della Fox Roma. Trasferta invece per Fabiani Formia e Serapo Gaeta impegnati rispettivamente sui parquet della San Basket Roma e cestistica Civitavecchia. Passiamo invece ora a calcio a 5, dove la città di Minturno Marina si aggiudica il derby. È terminata 4-3 la partita che vedeva contrapposta il Minturno e del città di Minturno Marina. Vediamo ora le interviste di Daniele Porcelli in collaborazione con Mondo Futsal. Dopo gara città di Minturno Marina e Minturno vittoria proprio al photo finish, l'autore del pareggio, il 3-3 Simone Raffaele Flocco, lui ci tiene soprattutto a mettere in risalto proprio i suoi nomi. Grande prestazione da parte tua a livello personale, ma anche di tutta la squadra. Sicuramente di tutta la squadra, è merito di un gruppo molto compatto, anche se è uno dei primi anni che si è fondata questa società. Però devo dire che con l'umiltà possiamo andare molto avanti perché siamo tutti una buonissima squadra. Senti, alla fine del primo tempo le cose non stavano andando bene, siete andati al riposo con un gol di scarto sotto, addirittura nella ripresa si sono allungati, si è allungato il divario, poi questa reazione veemente e il città di Minturno Marina prima pareggia, addirittura poi vince la gara. Siamo una squadra che con un mister Marco Tomao che ci ha, diciamo, ci ha preparato pure in caso di partenza con handicap oppure se ci troviamo in vantaggio, non molliamo mai e ci ha detto sempre di uscire a testa alta anche se sconfitti. Allora, un'ultima battuta prima di lasciarti, due gare, siamo proprio all'inizio di questa stagione, due vittorie però punteggio pieno. Va bene, ci dà morale, ma è solo l'inizio perché il campionato è molto molto lungo.
E dopo gara anche con Davide Simeoni, capitano della squadra del Minturno. Qualcosa non ha funzionato, forse le battute finali, forse vi siete fatti un po' prendere questo doppio vantaggio, qualcosa non ha funzionato bene. Siamo partiti bene, dopo siamo calati, penso sotto l'aspetto tattico, ci sono stati un paio di errori individuali, però questo sport è anche questo, purtroppo. E poi era un derby, loro ci hanno messo tutta la grinta e dai, hanno vinto, dai. Complimenti a loro. Complimenti giusti alla formazione avversaria. Davide Simeoni, 38 primavere, non si stanca mai di correre, quest'oggi l'hai fatto vedere 60 minuti, veramente ancora di grande calcio a 5. Sì, mi sento bene, ancora penso che posso dire la mia ancora, mi sto allenando abbastanza bene, sempre con il lavoro, quindi è un po' un problema, però ce la sto mettendo tutta. Ecco, si cancella immediatamente questa sconfitta, subito di nuovo a Capovitto per la settimana. Assolutamente, perché penso che abbiamo sotto mano una Ferrari. Abbiamo sotto mano una Ferrari e penso che ci dobbiamo riprendere, credo ci riprenderemo subito dalla settimana prossima. Ritorniamo in studio, anche per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon weekend e un buon proseguimento con i programmi della nostra rete.